Buonasera a tutti e benvenuto alla sesta puntata di Palabar dello Sport. Stasera, come ormai è solito fare qua al Palabar dello Sport, abbiamo grandi ospiti. Il nostro ospite di stasera è Corrado Nitto. Ah, non c'è ospite? No, di là. Ah, scusa, gli ospiti sono di là. Allora, il primo ospite della serata, facciamo un applauso per Roberto Pizzo, comico e attore palermitano, nonché autore palermitano, lo possiamo dire ora. Autore. È grande cucinatore di piatti di pasta. Cucinatore. E nonché ex commesso, ex un sacco di altre cose. Non anticipiamo nulla. Giancarlo Ferrara, ex calciatore del Palermo, nonché ora mister della Cefaledium, squadra di promozione. E poi abbiamo Pietro Vittorietti, che è il responsabile della scuola calcio dell'ATF. Va bene, allora iniziamo stasera e qua in platea abbiamo i ragazzi dell'ATF, fatevi un applauso da soli. E allora iniziamo con Roberto, visto che tu sei un grande esperto di calcio, abbiamo saputo, anche perché tu tifi per una strisciata importantissima, quella che ha vinto di più in Europa come squadra italiana, e lo dobbiamo dire questo, perdonami Corrado, che non è la Juventus, non è neanche l'Inter, perché in Europa non hanno vinto quasi mai, ma è il grande Milan. Allora faccio guarda, un applauso. Guarda che entusiasmo che hai scatenato questa cosa. Quindi tu sei un grande esperto di calcio, no? Assolutamente no, però diciamo lo possiamo dire tanto. Che ce ne frega a noi? Infatti. E allora parliamo di Palermo, eseguito in questi giorni, le ultime vicende, tutto è chiarissimo. Beh, questo diciamo tutto è chiaro quando si parla di Palermo, è una parola grossa, nel senso che sì, vabbè, adesso ci sono gli inglesi, adesso non c'è più Zamparini, ma sarà vero? Ma! C'è da... ma! Zamparini c'è! Zamparini secondo me, vabbè, È come il mio ex presidente. Silvio c'è, ma pure Zamparini c'è. Questa non mi piace, Silvio. No. Questa no. E allora, è tutto è chiaro per il Palermo, siamo passati a una proprietà inglese. Sì. Finalmente oggi credo che hanno presentato l'ordine dell'anno di questa nuova società. Sì. Ma in questi giorni Dino Foschi si è lamentato che lui è responsabile del settore tecnico, però praticamente è come... Cioè un pupillo, giusto? Dico, non l'ho detto io, no. l'ho detto lui, ma con la sua voce però. Dico, nel senso, Rino Foschi che non prende le dovute decisioni per quanto riguarda gli acquisti, le cessioni. Allora, intanto oggi ho letto che ci sono degli acquisti imminenti. Pure io ho letto. Entro 48 ore faranno. Esatto. Annunceranno un grande acquisto, l'ho detto. Già un acquisto sarebbe una buona novità. Anche perché però l'abbiamo venduto. Esatto. L'abbiamo venduto Struna. Che era comunque un difensore centrale. Struna. Un signor giocatorino, come si diceva. L'abbiamo venduto e vogliono vendere Crispo. Perché siccome l'esperienza del Palermo l'abbiamo fatta. E quindi diciamo. Il giocatore dell'esperienza che abbiamo dice lo diamo, Crispoli. Ringiovaniamo la squadra. E prendiamo Matusalemme, che ne so, qualcosa. Ma Luciano Rispoli comunque era anziano. Che belle parole. Nel Parma. Siccome spesso non capisco, penso che non sia italiano, in realtà è del polso, c'è cioè lui, però ha dei problemi. Scusi, prego. E allora, Gianca, tu che sei un grande esperto di Palermo, e tu che col Palermo, diciamo, hai esordito nei professionisti, giusto? La cosa più importante che ha fatto nel Palermo è cioè tutte le trasmissioni che poi cercano per l'ara fanno vedere un video che è il video del gol con Cesareo, che non è un gol normale, voglio dire, e non è perché l'ho segnato io, io intanto mi chiedo com'è che ti mettono qua a presentare una trasmissione. Questo era l'interrogativo che ci poniamo noi tutte le settimane. E mi chiedo pure come fa a stare quell'altro accanto a te, però togliamo questo,
E l'unica cosa positiva è il pallone. Volevo ricordare all'amico mio che forse è l'unica squadra che ha fatto il triplete del Milan, forse. Forse. No, nel senso, dobbiamo ricordare È entrato un treno in tanti. Ne dobbiamo ricordare cosa o no? No, io non questo. Ricordiamo. Un grande gol che hai fatto con Palermo è quello contro il Cesare in Coppa Italia. Sì. Allora, prima di... Non è Coppa Italia, è campionato. Ah, campionato. Hai pareggiato a... 1-1 al 93esimo, 94esimo. Sì. E ripeto, è l'azione che ha fatto un attimo. Dico, allora, siccome in tutte le trasmissioni dove vai e quando c'è Palermo Cesena ti invitano sempre, è vero? Certo. TGS Studio. È normale. Ti invito, ogni volta c'è Palermo Cesena, a chi invitano? Giancarlo Ferrara. Però la cosa bella di Giancarlo Ferrara è che sono passati 20 anni. È sempre uguale. No, 30 anni, è sempre uguale. Sempre identico. E ha sempre gli stessi capelli. È vero. Io mi è capitato di vedere recentemente un video su YouTube di un amichevole Palermo-Inter alla favorita, dove c'era Schillaci che segnò il primo gol e poi vinse l'Inter 3-1, e il mister era uguale. Identico. Stasera ha nominato la media, diciamo, dei capelli dietro. Sì. Sì. No, ma no, sbagli, no, no. Sbagli. Aspetta. No, allora abbiamo un nuovo sponsor che è una famosissima diciamo azienda che si occupa di tricotrapianto, no? Quindi. E quindi qui siamo prima della cura, durante la cura e a fine cura. Abbiamo studiato prima. Fingiamo che sia, che sia proprio improvvisato questa cosa, però. Pietro, come fa questa cura? Voglia voglia, io non avevo piccio, Ido la aveva e Ido si fotte tutte cose. Esatto. Vabbè, facciamo vedere questo video, visto che... Sì, facciamo vedere, è solo l'azione che fa, perché partecipa anche il portiere, quindi è diventata un'azione famosissima per questa, capito? Vediamo che gol è. Questo è? No, adesso siamo nel primo tempo, dove siamo? Sì, sì, questo è tutto un pochino... Ecco, va bene qua, dai. Va bene qua? Sì, c'era un paio d'azioni. Gianluca Amberti, sì. Gianluca. Pongo sbagliato, cioè. Parata quasi. Ah, questo tu sei stato a mangiare. Sei un cretino. Eccolo qua. Questo qui. Portiere che è un pochino... Questo è il portiere, claro. Che tu magari... Guarda che fa adesso, perché questo sta... Fa un... Sì. Ha un numero esagerato. Op. Cross. Poi un grande numero di Tanino Vasari, voglio dire. Che era un treno quell'anno. Danilo, e non so. Cross. E spuntai la testa lì. È bella la risultanza, però va. Sì, va. I capelli, sento che vedi, tutto torna. E qua spiede. Non c'era manco nessuno allo stadio. Però non te l'aveva commentato nessuno. No, quell'anno lì è stato meraviglioso per tutti i tifosi del Palermo. Io per primo, perché andavo dal mio umile paesino in provincia di Agrigento a guardare quella squadra lì, che era favolosa e avrebbe meritato ampiamente di finire in Serie A, perché era veramente, c'era un ambiente Palermo-Parma. Mi ricordo, andai a vedere Palermo-Vicenza di Coppa Italia. Era il Palermo dei Palermitani. Era solo il Palermo dei Palermitani. Palermo meraviglioso, pieno di Palermitani. E poi mi ricordo anche Palermo-Fiorentina, che andai a vedere, però di Coppa Italia, però abbiamo perso poi. Vabbè. 2-1 segnò Rui Costa. Ma quelli erano grossi. Quelli erano grossi. Solo nel sottopassaggio abbiamo perso. Vabbè, allora parliamo di Palermo. Allora, il Palermo ha chiuso il girone, è campione d'inverno, primo in classifica con 37 punti, e la seconda credo che sia 32, quindi abbiamo 5 punti in distacco. Questo Palermo, che questa società inglese dice che sono felici di questi risultati di questo Palermo, sperano che porteranno il Palermo in Serie A, perché sta facendo un buon campionato. Stellone ha tutta la squadra a disposizione per la prima di campionato che si svolgerà per RB. Ma tu realmente di questo Palermo, Gianca, intanto dico che la squadra non ha risentito di tutti questi fatti che sono successi in questi mesi, no? Ha dimostrato nel campo che la cosa primaria, il campo dove contano i punti e contano veramente i fatti, dove la squadra non ha patito nessun problema, no? Sai com'è nelle società dove c'è un po' di confusione,
può succedere che qualcuno si confonda, tu ne sai qualcosa Claudio, e quindi dico che i ragazzi, l'allenatore soprattutto è stato bravissimo a, insieme ai ragazzi a tenere il gruppo e a dimostrare in campo che realmente il Palermo è una delle squadre più forti e può arrivare fino alla fine. Adesso forse si stanno un attimo sistemando le cose e speriamo che questo Palermo torni in Serie A, perché una città come Palermo non può stare nella B. Però visto che dobbiamo andare in Serie A, no? Questa società, almeno l'obiettivo è quello di andare in Serie A. Vendiamo Struna, che è un giocatore d'esperienza nel settore difensivo. Vogliono vendere Rispoli. Si dice che faranno un acquisto in queste 48 ore, annunceranno un grande acquisto, però il mercato del Palermo in realtà per ora è soltanto in uscita e in entrata. Io dico che quando un giocatore va via c'è sempre una motivazione, adesso io non la so la motivazione, penso che l'allenatore abbia le idee abbastanza chiare, se ha mandato via Struna e forse andrà via anche Rispoli, penso che già abbia in testa chi prendere o come comportarsi di conseguenza, quindi io sono tranquillo perché ho conosciuto Stellone, me l'hanno presentato, è un ragazzo serio, un ragazzo intelligente che capisce di calcio perché ha giocato, e quindi ho fiducia in lui e poi nella squadra. E allora, la squadra quindi va bene, Stellone è un grande allenatore, e Pietro, volevo farti una domanda, ma queste polemiche già, senza che questa società in realtà si è insediata, no? Queste polemiche già Nino Foschi ha messo, come si vuol dire, i puntini sulle i. Le polemiche nascono dalla non chiarezza, sicuramente, all'interno della società. Poi la forza è riuscire a tenere separati i due comparti, cioè la società e la squadra. Questa è la cosa principale. Rino Foschi sicuramente è un uomo di grande peso, di grande esperienza, chiamato da Zamparini, e in primis è il fautore di queste fortune, di questo Palermo. È innegabile, cioè se il Palermo, con una squadra che secondo me è inferiore a quella dell'anno scorso, in questo momento si trova primo in classifica con 5 punti di vantaggio, è solo merito di Rino Foschi, assolutamente. Quindi secondo te non è una questione di tecnico, ma è una questione di... Assolutamente, è una questione di ruoli, di competenze, chi verrà deve riconoscere a Rino Foschi quelli che sono i meriti di Rino Foschi, a meno che non c'è nell'aria un cambiamento, questo è sicuramente... Allora, a questo punto speriamo di no. No, speriamo di no sicuramente, speriamo perché Rino Foschi è sicuramente una persona competente, su questo non c'è dubbio. Rino Foschi è quello che ci ha portato Cavani, ci ha portato Pastore... Rino Foschi è riuscito a vendere... Bazzani, è riuscito a vendere... Se mettiamo in dubbio pure Rino Foschi... No, dico, tu parlavi di Struna. Rino Foschi è riuscito a vendere Struna, che è un giocatore che non voleva rinnovare, e ci ha anche guadagnato dei soldi, quindi ragazzi è un'operazione veramente eccezionale. Così come Rispoli, Rispoli credo che voglia andare via, ma è già da un po'. Quindi come dice Giancarlo, quando un giocatore va via è perché vuole andare via, non perché comunque vada alla società. C'è sempre una motivazione. C'è sempre una motivazione, ma io credo che gran parte sia dovuto a questo. Dico, quindi se vogliono andare via è perché... Perché e voi pensate che l'instabilità societaria influisca sul fatto che lo stadio è sempre semi vuoto? Probabilmente, io non mi spiego come mai una società così la forte, non chiarezza, una società sì. Così forte. La non chiarezza sì. Per il Palermo quest'anno va bene, siamo primi, cioè, primo in classifica, il Palermo lo stadio dovrebbe essere sempre vuoto. Siamo strani noi Palermo Italia. C'è una disaffezione generata proprio, come si diceva, dalla mancanza di chiarezza, cioè se io devo andare a vedere un film, di questo film non conosco gli attori, il regista, io se per nome va bene, perché c'è, perché può essere che vado a prendere un pacco. Una volta che le cose saranno magari un pochettino più limpide, e allora anche diciamo il popolo palermitano si rinnamorerà e tornerà a vedere il Palermo allo stadio. Perché immagino che a casa il Palermo lo seguono in tanti. È il fatto del sacrificio, perché comunque è un sacrificio andare allo stadio, un sacrificio economico, e quando c'è la pioggia e c'è il freddo si va contro diciamo le intemperie, però diciamo questo significa amare la squadra. Una volta che il palermitano si sarà nuovamente reinnamorato del Palermo, penso che lo stadio sarà pieno. Ma una cosa volevo chiedervi, secondo voi i prezzi dello stadio non sono un po' esagerati? Assolutamente. In serie B una 9 euro una curva? Boh, non credo che sia esagerato. Quando tu vuoi andare già ingradinato in tribuna, magari in curva ci vanno le tifoserie organizzate, quando vuoi andare in tribuna o
Una gradinata 15 euro. 15 euro la tribuna. La gradinata credo che sia 15 euro, la tribuna laterale credo che sia 30 euro. Dicono che i prezzi sono buoni. Sì, assolutamente. E invece quando il Palermo inizierà, mi ricordo che c'erano delle parti di cartello dove il biglietto di curva. Vabbè, lì li dividevano in fascia A, fascia B e fascia C. Ma credo che lo fanno tutte le società di calcio. Lo fanno tutte? Sì, assolutamente sì. Poi ultimamente le società alte, cioè Juve, Inter, Milan, quello che fanno quando giocano in casa sono costrette a farlo quando giocano fuori casa. Cioè se la Juve alza i prezzi contro il Milan a sua volta alzerà i prezzi quando gioca fuori casa. Allora, sì, c'è un accordo fra di noi. Lui al CUS non lo sa. Questo. Ah, al CUS non lo so. No, al CUS non lo so. No, hanno alzato il biglietto con Marzano. Alzato? No, con l'Icata, con... Non è sempre lo stesso. In eccellenza fanno le giornate libere, in Serie D fanno le giornate libere dove non valgono gli abbonamenti, quindi sei costretto a pagare il biglietto. Credo che siano gli introiti che normalmente una società. Vabbè, ma ormai ci sono. Io capisco dei dilettanti dove. E allora qual è il motivo per cui un imprenditore deve mettere soldi di tasca sua per fare la squadra e fare divertire gli altri? No, ma io dico che se io voglio portare i miei figli allo stadio, se mia moglie. Che voglio vedere Palermo Inter. Allora, le donne hanno il ridotto, gli under hanno il ridotto. Palermo Inter non credo. Sì, comunque vado, i ridotti ci sono in tutte le partite, assolutamente. Non la ricordo. C'è polemica, attenzione, c'è polemica. Non c'è prezzo che. No, allora, quindi tu devi per Palermo Inter proprio devi. Partiamo da un presupposto. Il palermitano il biglietto non lo deve comprare. Partiamo da questo presupposto. Io il biglietto me lo devo fare omaggiare, me lo devo cercare, mi devo cercare l'ingresso di favore. Sempre così, dovunque. È male che vada a Scavalco! Amore! Una vuota, una ormai è difficile. È stato alta. Allora, una volta magari si scavalca. Allora, prima di iniziare a parlare di eccellenza e di promozione e poi dell'ATF, voglio dire che Corrado ha deciso di fare, finalmente dopo tanti anni di musica, una tributo band. Ma è italiano quell'uomo, io non lo capisco. Al mitico Jovanotti. Stiamo preparando una tributo di Jovanotti, ma oggi sono molto febbricitante, come vedi dalla. Però dico, ce la puoi fare un pezzo di Jovanotti? Sì, io volevo vedere se funzionava la mia S di Jovanotti, perché Jovanotti è. Quando sei raffreddato? È un tipo così, no. Quando sono raffreddato il migliore che mi viene è Ramazzotti, perché già è di suo ha problemi di naso. Citofonico, Jovanotti dovrebbe essere tipo: io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e combatto con un sacco i pezzi di fango sotto un cielo. Fatemi la piace. Come si chiama? Sbam nel senso Sbam. Ah, tipo botta. Sì, un'esplosione, che poi è il nome della scorsa tournée di Jovanotti. Quindi grazie per la pubblicità di questa band, ma non credo che i ragazzi verranno. Ci vuole anche per piccolini. Io so che già li chiamano un sacco di locali. Sì, non ci lamentiamo. L'unica cosa che funziona. I tributi. Bravo. Sì, come ma lo stesso nel calcio. Nel calcio, l'unica cosa che funziona nel calcio. No, per esempio. Sono gli sponsor. Nella musica funzionano per esempio gli organizzatori che tu devi conoscere affinché ti facciano poi entrare nel circuito, lo stesso nel mondo del calcio, perché poi da devi conoscere i procuratori. Parliamo dell'eccellenza. Giancarlo, tu che vieni da un campionato dell'eccellenza, quest'anno sei andato ad allenare. Sì, ogni tanto viene e mette qualcosa, va. Tavolino sta finendo, vediamo. Ma poi il prossimo step è un po' incagrassato, diciamo così. Allora, tu che sei stato un tecnico d'eccellenza l'anno scorso della Virtus, ti hai allenato per 2 anni d'eccellenza, e volevo sapere questo: quest'anno sei sceso in promozione, tu che guardi quest'anno da fuori d'eccellenza, cosa ne pensi? Penso che ci siano 3 super corazzate di Cata, Canicattì e Sant'Agata. Sono delle squadre che sicuramente lotteranno fino alla fine, anche se io vedo un attimo un pochino più avanti, lo faccio anche per amicizia, il Canicattì, però queste 3 squadre sicuramente lotteranno fino alla fine per vincere il campionato, anche se una piazza come Licata è tantissimi anni che ci prova e prima o poi penso che ci riuscirà. Il Canicattì ha dalla sua parte anche la finale di Coppa, quindi potrebbe andarsi a giocare anche degli eventuali spareggi con quelli delle altre regioni. E quindi speriamo che
2-3 squadre vadano su perché lo meritano come piazza, come forza del calcio. Liga del Canicattì, anche se ho visto giocare il Sant'Agata, una squadra che mi piace tantissimo, ha dei nomi importanti e penso che se la giocherà fino alla fine. Gli scontri diretti faranno la differenza. Quindi ci sarà da divertirsi. Secondo te la delusione più grande quest'anno qua? Ma la delusione più grande per adesso al momento è il Caccamo, perché viene da una stagione eccezionale come l'anno scorso, dove ha fatto i playoff e quest'anno si ritrova penultima in classifica a lottare e a cercare di tirarsi fuori al più presto possibile. Non è facile, ci sarà da lottare anche là fino alla fine, tranne Castelbuono, che penso sia spacciato, se non si inventa una fila di vittorie, di 5-6 vittorie. Penso che gli altri hanno ancora qualcosa da dire al campionato. Allora, ti faccio tre domande sulle eccellenze. La prima, la squadra rivelazione, la sorpresa. La squadra rivelazione? La sorpresa. La squadra rivelazione, e lo è da almeno 4-5 anni, è il Dattilo Noir. Sta sempre lì nelle prime 5. Il Dattilo. Il tecnico rivelazione. Il tecnico rivelazione non ne ha bisogno... facile, ma il tecnico della Parma, un Val... Io all'inizio sinceramente non pensavo potesse fare così bene, quindi complimenti. Quindi Paolo. Un gran lavoro. E invece il giocatore di rivelazione? Il giocatore di rivelazione, il numero uno in eccellenza, è Benny Rush, che non è una rivelazione perché è il più forte di tutti. Perché è Benny Rush. Ok, allora, non so se per conoscere il campione di eccellenza. Tu conosci? Ah sì, un pochino. Ma voi come TF in realtà siete, diciamo, collegati alla Parma. Sì, diciamo che abbiamo un rapporto diretto, amichevole, diretto, nel senso che non siamo più una società unica, mentre prima era una società. Noi facciamo il settore giovanile, loro fanno la prima squadra e la juniores, e quando a fine anno i nostri allievi finiscono per il percorso del settore giovanile, naturalmente loro hanno la priorità sulla scelta dei nostri ragazzi. Quindi dopo gli allievi, cioè, sì, hanno la possibilità di andare. Abbiamo credo 4-5 ragazzi nella juniores, ne abbiamo due in prima squadra, quindi comunque vada, per noi è anche importante avere uno sfogo subito dopo il settore giovanile. Ok, va bene, allora andiamo ai campionati che ora Giancarlo conosce bene quest'anno, no? Andiamo al campionato di promozione. Prima parliamo del girone A, quello che non è il tuo, no? Allora, finalmente parliamo di calcio con la C maiuscola. Perché la rivelazione lì è sotto gli occhi di tutti. Nessuno può negare che la rivelazione sia il Castel Termini, invece del Castel Termini, famosissimo. Ma stiamo scherzando? No, famosissimo, il Castel Termini è il centro del mondo. Il centro del mondo, la scorsa settimana tutti quanti abbiamo parlato di Castel Termini. Comunque, se fai un grande campionato di Castel Termini, parliamo di Castel Termini perché già anche lui di Castel Termini. Cioè, io 2 anni fa ho vinto la Coppa Italia a Castel Termini, se no non la conoscevo, ti dico la verità. La strada brutta. La strada è brutta. 3 anni fa, scusa. La strada è brutta. La strada brutta. Il campo è bello, però la strada è brutta. Molto bello, vedi che lo dicono tutti. Ma tu non ti lo sappiamo. È un bel campo di erba sintetica. Comunque abbiamo vinto 3-2 col Balestrata, un pochino soffrendo. In rimonta. Ma dovevamo lottare forse per non fare i playout, invece siamo lì quinti in classifica in maniera stupefacente. Tutte le settimane io devo parlare della questione tecnica. Giacca, qua c'è una lotta a tre: Salemi, Oratorio San Ciro e Giorgio, Don Carlo. Penso che all'inizio il Salemi ha fatto la squadra per vincere e non si trova lì per caso. E le rivelazioni oltre a Castel Termini sono l'Oratorio San Ciro e il Misil Meri, che hanno così cominciato il campionato tanto per farlo, invece dopo si sono ritrovate là, adesso si sono pure rinforzate e se la giocheranno alla fine con le altre 3-4. Il Monreale si è un attimo attardato nelle ultime partite, ha perso qualche punto di troppo, però secondo me c'è ancora la possibilità di rientrare. C'è ancora la possibilità di rientrare. La delusione qua più grossa qual è? La delusione è il mio quartiere, che è ultimo in classifica, mannaggia. E quindi penso che il Camarat all'inizio era partito con altre ambizioni
e soprattutto con altri uomini, Arnone, Daniele Nuccio, un attimo ridimensionato le cose, si ritrova lì a lottare con le altre, però alla fine prima o poi il camarà ti salva sempre, quindi io guarderei altre cose. E anche il Vito Abate che 3 anni fa ti ha fatto sudare, no? Per andare in Eccellenza. Ma il Villa Abate è una storia un attimo a parte, mi ha fatto sudare per andare all'Eccellenza, poi non si è iscritta, poi è tornata, quindi diciamo che il Villa Abate però è un peccato sicuramente, però anche loro penso che si siano un attimo rinforzati e si sarà da lottare fino alla fine. Per tornare al discorso società che poi fanno disamorare. Allora, il Villa Abate tre anni fa è salito in Eccellenza. Lo scontro diretto con Cusco Palermo, tutto il campionato testa a testa, poi hanno vinto lo scontro, sono saliti in Eccellenza e non hanno iscritto la scuola. Hanno fatto sognare una piazza e poi. Capita, cose che capitano. No, è una brutta botta. Beh, certo. È la parte del mio paese, certo. È stata una brutta botta in paese, però alla fine è stata così. E allora passiamo invece al girone B. Giancarlo è l'allenatore della Cefalenium. La Cefalenium è stata quest'anno sempre primo di classifica. No, quest'anno no, sempre primo. Non sempre. All'inizio. Il primo posto piano piano, fino a qualche settimana fa era iniziato l'acqua veloce a pari punti. Finalmente questa settimana è staccato l'acqua veloce in 3 punti, perché l'acqua veloce ha perso 2-0 contro chi ha perso? Ha perso con la Sant'Angiolese. Contro la Sant'Angiolese. Invece tu hai vinto 1-0. Col Sinagra. Giancarlo, parlaci di questa esperienza. Diciamo che le squadre. La squadra di cui ci dobbiamo un attimo spaventare è questo Acquedolci, che è partito benissimo. Ieri per loro è stata la prima sconfitta, venivano da una serie positiva di 16 partite, quindi non tutto fa capire che tipo di squadra sono. Io dentro di me pensavo che prima o poi dovevano cadere. Sant'Angelo è una trasferta brutta, ci dobbiamo andare anche noi a giocare, quindi già so quello che andremo a trovare. Ma la mia squadra, diciamo che in questi 6 mesi è cresciuta veramente tantissimo, mi dimostra settimanalmente, soprattutto durante la settimana, di non temere nessuno. Una grande squadra, una rosa che si è arricchita nell'ultima sessione di mercato e adesso. Sì, diciamo che siamo andati a sistemare un attimo soprattutto il reparto difensivo dove siamo mancati in qualcosa per andare via di qualche giocatore. Ci siamo ritrovati in difficoltà perché avevamo gli uomini contati e in un periodo un pochino così dove si sono inanellate un pochino di partite domenica, mercoledì per 3 settimane abbiamo giocato sempre, abbiamo pagato qualche cosa e l'abbiamo pagata uscendo dalla Coppa che per noi era un punto importante, però dentro di me sapevo che dovevamo pagare qualcosa. Mi spiace aver pagato quella partita, che poi siamo usciti per 2 pareggi, voglio dire, non è che abbiamo perso. E niente, però adesso la mia squadra è ripartita bene. Ripeto, giornalmente li vedo sempre motivati, sempre pronti, sempre compatti, anzi forse adesso più compatti di prima, e lo dimostra la classifica e le prestazioni che facciamo domenicalmente. Allora, ti faccio una domanda, tu in squadra hai il portafortuna. Il portafortuna degli ultimi anni sono i fratelli Clarenza. Sì. Giampiero e Marco. Giampiero e Marco. Giampiero quanto anni ha? Giampiero c'ha 40 fatti. 40 fatti, ancora gioca, e ancora è l'uomo che in campo fa la difesa. Che decide partita. Allora, avere un elemento come Giampiero e gestirlo non è facile, no? Fortunatamente mi lega a lui un'amicizia importante, ma lui mi leva tantissimo lavoro, perché lui oggi rappresenta per la Cefalenium non solo l'idolo, non solo il pilastro della squadra, ma nessuno vuole stare dietro a Giampiero. E visto che Giampiero è uno che tira sempre il gruppo, sta sempre davanti, si allena sempre al massimo, i ragazzi, soprattutto i più giovani, sono costretti ad andare al massimo per stare dietro a lui, se no non ci stanno, e se non ci stanno poi Giampiero si arrabbia, oltre al mister da ciò. Quindi è un allenatore in campo? Non è un allenatore in campo, ma è un grande trascinatore, che è importante, che è importantissimo, l'uomo, diciamo, carismatico. Sì.
Bandiera. E poi ci sono altri ex. No, poi ci abbiamo, voglio dire, abbiamo Ciccio Sardina, Andrea Di Franco, Arlotta, Tindirello, Cipolla, Levantino. Dico, Lococo. Diciamo che la squadra adesso si è arricchita. Una grande squadra. All'inizio non eravamo questi, adesso ripeto, col mercato di riparazione. Sardina è tornato. Sardina è quello che mi ha messo in difficoltà quando se n'è andata un giorno dalla fine del mercato. Ah. Ed è quello che un attimo mi ha risistemato la difesa quando è tornato a dicembre. Quindi, allora, ti puoi ritenere soddisfatto? Ti auguriamo. Non mi sono mai lamentato e tu lo sai bene. Un grande in bocca al lupo. Scusate, ho sopportato pure a te in panchina, quindi posso sopportare la qualsiasi. Allora, tu devi essere sincero, tu lo sai che io l'unico pregio che ho in Se io racconto un aneddoto, vedi che ti rovino, lo sai. Allora, dalla panchina io sempre tranquillo, modo negli ultimi due anni non sono mai stato espulso, figuratevi, perché ormai ho deciso di non parlare più con gli arbitri, che ormai è una cosa. Lui in panchina, l'arbitro guardava, ma chi è che urla? Veniva da me fuori, ma mentre l'arbitro veniva da me, lui gli faceva, mister, hai capito che faceva? Mi faceva buttare fuori a me da lui. Ma che... neanche a scuola, cioè, no, per voi. Ma ti spiego il motivo. Ma finisce. Allora, ti spiego il motivo perché prende una squalifica i dirigenti come punti per quanto riguarda la Coppa Disciplina, sono superiori rispetto ai punti dei tempi. E infatti l'ha fatto per ancora lei, più triste. Allora, la giustificazione è ancora altro, più triste. Altro aneddoto. L'anno scorso mi ha fatto perdere la Coppa Disciplina. Per 4 punti, per colpa tua e del direttore. Ho difeso la squadra. 4 punti, dirigente buttato fuori, Coppa Disciplina persa. La gente ti stima, sei un grande. Sei stato la mia rovina, diciamo, in questo. Vabbè, lo posso dire. Allora, Corrado, prima di parlare, volevo parlare un po' con Roberto. Siamo amici da tempo e ci conosciamo. Parliamone. Lui non lo sapete, ma è un grande cantante di karaoke di tutto il mondo, di tutti i karaoke ai quali l'ho visto partecipare. Lui ha vinto sempre il primo premio. Quindi allora facciamo un applauso per questo. Sì, un applauso. Campione regionale di karaoke Juniores, quindi adesso ci canti qualcosa. Io allora, dall'alto della mia cintura nera di karaoke, vi canterò qualcosa. Decidi tu, una canzone inerente al calcio, se possibile. Adesso mi chiedi un po' troppo, perché inerente al calcio che cosa c'è? Io ce l'ho una canzone. Rita Pavone. Se vuoi ti posso consigliare. Amala. No. Io sono sposato, mi dispiace. Posso andare via? Se mi permettete di andare via, per favore. Sono sposato. Amala, sono contrario anche io. Anche loro, penso. Chi vuole ascoltare questo inno di voi? Tommaso, prepara. Chi vuole ascoltare questo inno? L'entusiasmo è... Allora, quanti sono? Aspetta, però, scusa. Allora, facciamo la statistica. Vediamo. Allora, voi che siete la TF e siete... Scuola Calcio Juve. Siamo una scuola Calcio Juve. Siete una scuola Calcio Juve. Prima di prendere un ragazzo glielo chiedono. No, per quale... Chi è che non tifa Juve di voi? Non tifa Juve. Presidente, siete tanti. Abbiamo tre quarti qua. Tanta roba. Ok, allora, e chi ti fa Juve? Quelli che ti fanno Juve? Sono pochini. Infatti, come vedi, si emarginano e si mettono tutti insieme. Quelli che ti fanno Juve si mettono tutti insieme. E diciamo, vabbè, la media è buona. Io pensavo che ti fanno tutti, perché non obbligati a ti fare. Ma infatti, Juve. Chi ti fa Juve sono i titolari. Cioè, la domenica quando in fascia di capitano, battono calci di rigore, calci di punizione. Tutto. Okay. Quelli che non ti fanno Juve, quelli che non ti fanno Juve, esatto, quelli restano gli spogliatori. Vabbè. Comunque, mi è piaciuto il termine, perché questa è una società affiliata alla Juventus. Affiliata è il verbo perfetto per. Affiliato. No, noi non siamo affiliati. Non siamo una scuola calcio di Juve, è diverso. Calcio di Juve, sto scherzando ovviamente. Non è vero, però fingo. Se levi il pallone è meglio, diciamo. No, pallone della non allora, lui ha lui ha il piano rosso-nero. Il pallone nero e azzurro. Senza, diciamo. I tasti sono bianco-neri. È l'unico problema di questa è i tasti. Però pazienza. Allora, Roberto mi canta l'inno del Milan. In che tonalità la facciamo? Milan! Allora, 1, 2, 3, 4. Milan! Milan! Sempre con me! Poi lì partono i Coldplay. Plagiato! Se le
faccio, fagli fare una canzone seria, vai. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione. No, ma questa no, questa oh, no. No. Fagli fare, qui ha la faccia, non lo so. La Caparezza. Sì. No, 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 è Caparezza che ha la faccia mia, che è diverso. Però, dico, fagli fare una canzone, qui ha la faccia di quello impegnato. Quindi. Ci vuole una canzone qua. La canzone d'autore. Cine. Una canzone d'autore. Sì, una che sì, sì, lui ha la, questa fa. Mi piace già solo la mossa, io non lo farei cantare. Io mi fermerei qua, la chiamavano Bocca di Rosa. Metteva l'amore, metteva l'amore. Purtroppo la sa, mi piace quando non la sanno che imbroglia. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa dalla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. E la chiuderei qua, quasi qua. Roberto Pizzo! E allora, ora parliamo di TF. Allora, Pietro, spiegaci innanzitutto il nome TF. Il nome TF è... Che è scritto TF? Sì, sono due iniziali. Ah, due iniziali. Tutrone e Faraone. Tutrone e Faraone. Sì, sono i fondatori. I due presidenti. In effetti i fondatori sono quattro. Però diciamo si è trovata questa... Questo compromesso. Però noto che a Palermo le scuole calcio hanno una certa fantasia. Già. Perché la scorsa settimana abbiamo avuto la Fada. Che abbiamo scoperto che Fada sono le quattro iniziali del nome. Diciamo che la TF c'è da 22 anni. No, no, ma infatti, senza ombra di dubbio, che la TF è una delle società giovanili storiche. Comunque sarebbe bellissimo se entrasse un altro socio che comincia con la R per fare TFR, ti pigli i soldi. Lo possiamo cercare. Allora, parlaci della TF, quindi società, è nata 22 anni fa. Sì, 22 anni fa, una società di puro settore giovanile, abbiamo sempre fatto settore giovanile. Io sono in TF da 8 anni, ma in questi 22 anni sono usciti ragazzi che hanno avuto la fortuna di giocare tra i professionisti. Roberto Crivello, che ha fatto la Serie A col Frosinone, Gianvito Misuraca, Iraci, che oggi si trova a Canicattì, ma che comunque vada ha fatto i professionisti. E parecchi altri. Ogni anno il nostro obiettivo, essendo una scuola calcio e quindi fare settore, puro settore giovanile, è quello di riuscire a dare un'opportunità a questi ragazzi che vengono a fare sport da noi. Ci sono quelli più predisposti, ci sono quelli meno predisposti, comunque vada, lo facciamo sempre col sorriso sulle labbra e con la massima professionalità, questo sicuramente. L'anno scorso abbiamo dato quattro ragazzi al Palermo, un 2002, Barcellona, tre 2004, Bonello, Vitale e Marinelli. Vitale ha già fatto uno stage con la nazionale, chiamato nei vari raggruppamenti della nazionale, e in più abbiamo dato un ragazzo del 2005 alla Roma, conteso fino all'ultimo con Juve, ma poi anche per volere della famiglia si è trasferito a Roma. Quindi il nostro obiettivo è questo, quello di riuscire a dare un'opportunità a questi ragazzi, soprattutto ai più meritevoli, a quelli che hanno più capacità e più possibilità dal punto di vista tecnico. Ma visto che voi siete una società, che siete una scuola calcio, un satellite della Juventus, no? Sì. Quali sono i vantaggi di essere cioè qual è la differenza tra una scuola calcio normale e una che... Ma guarda, per quanto ci riguarda, negli anni abbiamo sempre avuto una nostra metodologia. Vuoi perché sia Roberto Faraone che Massimo Tutrone in linea ci hanno dato i dettami sia tecnici che comportamentali, che sono fondamentali. Poi credo 7 anni fa siamo entrati nel progetto Academy Juve, che era un progetto fra compartecipate, fra Nike e Juve. Ci siamo trovati in questo gioco, diciamo, di affiliate. Quando invece Juve ha perso la Nike e si è trovata di fronte Adidas disse: guarda, a me questo progetto commerciale non interessa, noi vogliamo fare scuola calcio a tutti gli effetti, quindi vogliamo nelle varie regioni delle persone che noi valutiamo competenti, e di questo li ringraziamo, che ci diano e che ci seguono nella nostra metodologia. Juve di contro cosa ci dà? Ci fornisce mezzi, quindi visite,
vengono i tecnici del progetto Scuole Calcio Juve, vengono gli scouting del progetto Scuole Calcio Juve, si interfacciano con noi sia per quanto riguarda i nostri ragazzi sia per quanto riguarda i ragazzi che giocano in altre squadre, perché non è che è detto che debbano essere soltanto certo, certo. Assolutamente. Il vantaggio è un vantaggio visibile a tutti, insomma Juve vuoi o non vuoi è un marchio consolidato e aggiunto, credo, senza falsa modestia, al nostro modo di operare in maniera professionale e pulita, può essere un vantaggio enorme sotto tutti i punti di vista. E questo è bello. E ti volevo fare una domanda, ma anche come metodologia d'allenamento, sì. La Juventus vi dà qualche linea guida oppure è tutto... Diciamo che sposiamo insieme un progetto che già faceva parte delle nostre corde. In più devi considerare che questo interfacciarsi continuo, mediamente ogni 30 giorni scende qualcuno da Juve, quindi comunque vada ci si relaziona su determinate problematiche di metodologia, ci fa crescere, perché comunque va del confronto e la condivisione e crescita in tutto quello che fai. I nostri tecnici salgono su a Torino a fare degli aggiornamenti una volta l'anno, loro scendono giù e quindi si interfacciano anche con le nostre realtà, entrano nelle nostre realtà che sono diverse da quelle di un settore professionista, quindi non è che noi campo in terra battuta o comunque vada la gestione con le famiglie, che è completamente diverso da quello che può essere quello di una società professionista. Dove siete voi come campi? Allora, noi abbiamo l'attività agonistica, la svolgiamo a Mondello, al campo della Parmonval, al campo Lomonaco. Agonistica intendi giovanissimi allievi? Agonistica intendo... Under 15, under 17. Esatto, bravissimo. Under 15, 16 e 14, quindi 17, 16, 15 e 14, quella è agonistica. Giovanissimi allievi? Sì, esatto. Abbiamo tutte e quattro le squadre regionali, quindi comunque vada facciamo tutte e quattro i campionati principali, poi tutta l'altra attività l'abbiamo seminata insieme alla scuola calcio fra il Michi Club, che da due anni è sotto la nostra gestione totale. Che zona è, perdonami? Michi Club è alle spalle del circolo del tennis in via Resuttana. Ci sono due campi di tennis, di calcio a 5 e tre di padel. E tre di padel, dove Giancarlo viene a giocare, insomma, questa moda nuova del momento. Poi abbiamo il Mediterraneo e il campo di Marte. Queste sono le nostre strutture dove facciamo l'attività di base e l'attività agonistica. Giancarlo è pure campione, se tu non lo sapevi, il mondiale di calcio tennis. Calcio tennis, vabbè, sì, senso, con i piedi che si ritrovava è una sua passione, se lo poteva permettere, insomma, sicuramente. E anche ora, secondo me, durante gli allenamenti all'inizio qualche cosa la fa, sì, perché è una malattia che ha. No, perché se no gioco contro Giampiero e poi vinco e lui si incazza. E questo è sarà. E allora, parliamo sempre di TF, stasera qua abbiamo i ragazzi dei degli under 15, under 15 e under 17. E under 17 e poi abbiamo i tecnici. Sì, abbiamo Matteo Accardi, Roberto Faraone, Marco Vittoretti, che sono il gruppo staff allievi, e Roberto Catanzaro, che insieme a me segue gli under 15. Quali sono mi hai detto prima che c'era qua il presidente? Sì. Chi è il presidente? Roberto Faraone. Allora, Roberto, sa. Una delle due. La volta abbiamo beccato. Aspetta, scusate, facciamo l'ingresso olimpionico, facciamo. Per il presidente. 1, 2, 3, 4. Me le cantavo le buone le idee, portassela al bus, capito? È furbo, è furbo. E allora, parlaci di quali sono le difficoltà maggiori per mandare avanti una scuola calcio, ma soprattutto per mandare avanti una scuola calcio come la TF, con questa grande, diciamo tra virgolette, che è un pregio, ma secondo me allo stesso tempo è un handicap, perché se non fai le cose davvero bene, quella della Juventus penso che si arrabbiano, no? Sicuramente il problema più grosso è l'impiantistica, poter lavorare gli impianti in erba sintetica che siano un po' più confortevoli per i ragazzi, sicuramente è il nostro maggiore tallone d'Achille, anche se da aprile la Parmol farà il campo in erba sintetica dei campetti, di conferenza dovremmo superare questo piccolo handicap. No, finalmente ce l'abbiamo fatta ancora. La fine parte, il campionato. Se la Parmol realizza il campo in erba sintetica, tu lo sai, sarebbe il quarto campo in erba sintetica a Palermo. Un po' poco per una città con 2.5 milioni di abitanti, considerando, e tra l'altro sono tutti privati, non c'è comune, non ha nulla
da questo punto di vista. Penso che siamo in Italia, forse l'ultima città dove esiste l'impiantista. Giancarlo, tu che hai la squadra in promozione, siete i primi in classifica, giocate dove? Santa Barbara, in terra sintetica. In terra sintetica. In terra sintetica. In terra sintetica, a Cefaluno. È il comune che non... Vabbè, lasciamo stare. No, dico... Non c'è polemica, perché sennò perdi i finanziamenti, no, e quindi... Cioè, loro hanno la squadra. C'è Falerio, primo in classifica, sì, sì. E stanno facendo un ottimo campionato. Il presidente ogni settimana circa fa un appello su Facebook perché no, non può entrare il pubblico, il campo ha un problema e cosa va. In realtà, fino ad oggi, come è combinato? La verità è che giochiamo a porte chiuse, con i tifosi che si aggrappano dovunque. Il presidente sta facendo di tutto un pochino per, non dico per prendere la gestione perché sarebbe forse il massimo, però almeno riuscire a sistemare il campo e fare un campo degno per una squadra che ha ambizione e soprattutto per una società che vuole crescere. E allora, quando l'ATF ha il pregio di dare un giocatore a una squadra importante dei professionisti, giusto? Io vorrei capire cosa guadagna la società a livello economico. Io non l'ho mai fatto questa domanda. A livello economico cosa guadagna? Allora, dovrebbe guadagnare ciò che la federazione ha stabilito delle tabelle, però nella stragrande maggioranza delle volte, tranne Juve, Milan e Inter, si va un po' a fare delle tabelle in base alla crescita dei ragazzi e alla conferma dei ragazzi. Però sinceramente, per quello che riguarda il mondo TF, riuscire a dare un ragazzino per noi è la vittoria più grande dei 10 campionati. Dare l'opportunità a un ragazzino di poter calcare palcoscenici importanti è una gratificazione che non ha prezzo. Allora, ti posso fare una domanda scomoda. La TF a livello di liberatoria, come si comporta? Tutti i ragazzi che sono cresciuti hanno finito la liberatoria da parte nostra. Cioè non c'è un ragazzino che esce, che finisce gli allievi e dà nessun vincolo. Allora, questa è una cosa grandiosa. Fate un applauso, perché lo capirete tra qualche tempo quello che ha detto. Confermo, perché le firmo tutte io, diciamo, quindi... Allora, questa è una grande cosa, ok, grazie. E allora, Pietro, allora, visto che qua abbiamo la squadra dei giovanissimi e la squadra degli allievi, io penso che in queste squadre, oltre al solito capitano, ci sarà quello che trascina la squadra, perché è il più, diciamo, quello di compagnia, quello che rompe, dai, quello che mi fa ridere. Io, chi è qua? Io vorrei capire qua. Comici ne abbiamo tanti. Tu cosa alleni innanzitutto? Io sono il tecnico degli under 15. Di under 15, vabbè. Sì. E under 17 il tecnico di chi è? Roberto. Ok, allora, degli under 15 chi è? Poi lo faccio salire il capitano. Ma chi è quello che... Quello che porta l'armonia. Quello, vabbè, devo dire che è un gruppo abbastanza allegro. Forse anche troppo, perché ogni tanto va... Allora, quello che deve rappresentare qua la TF stasera come armonia. Me lo indichi uno. Piccolo. È difficile. No, dai. La vita è difficile. Dai, no, fuoco, non vorrei fare un torto a nessuno. Ma uno lo dobbiamo chiamare noi. Non sta bene. Sì, chiamalo tu. Fai tu. Io... Allora, io chiamo un ragazzo, diciamo, così. Io chiamo un ragazzo così, a caso. Aurelio si chiama. È Bagnato. E chiamo Aurelio! Aurelio, vieni sul palco, vieni, Aurelio. Allora, Aurelio si leva il giubbotto. Con calma, Aurelio, tranquillo, che abbiamo con tutto il tempo. Allora, però è giusto che oltre a Aurelio facciamo salire uno degli allievi, che degli allievi non li conosco più. Ah, no, il capitano no. Capitano, cioè, quello che porta l'armonia, chi è? Secondo voi chi è che porta? Alessandro, vieni, Alessandro. Allora, aiuta Aurelio. Alessandro è anche un profondo conoscitore degli ambienti gli ultra palermitani, te lo voglio dire. Ah, è questo. Cioè, quindi praticamente in poche parole ci abbiamo un fascino roso, un violento, è un Brunello, il pallone non c'è niente, lo posso dire. Vabbè, allora, Corrado, visto che abbiamo Aurelio, io volevo chiedere una cosa prima ai mister. Secondo voi influisce molto sugli infortuni di questi ragazzi spesso
la grande piaga del nuovo millennio, che è quella dei risvoltini, secondo voi? A voglia. Non ce l'hanno. Perché no, non ce l'hanno. Non ce l'hanno, guarda, aspetta. Allora, Alessandro, puoi alzare un attimo la tuta? Ha le calze lunghe. Io non ha, non hai fantasmini. Un applauso, ragazzi. Non hai fantasmini. Adesso abbraccio. Claudio, fagliela alzare pure all'altro. Fagliela alzare pure all'altro. Dai, Aurelio, dai, fai il bravo. Ecco. Ha distrutto tutto questo, ragazzi. Ha distrutto tutto. Cioè, Aurelio, ti volevo chiedere una cosa. Tu quando vai a letto, tipo, quando vai a dormire, cioè ti copri e lasci i piedi fuori, cioè piumone fino a qui. No. No, ti copri fuori. Ti rannicchia. Vabbè, allora, che sono qua, guarda, è arrivato il tuo momento. Io direi, visto che lui ha le calze lunghe, lo possiamo anche liberare. Sì. Giusto? Tu hai vinto. Tu hai vinto, un applauso, allora facci una canzone, un pezzo da vincitore. Un pezzo da vincitore. Ok. Un applauso, ragazzi. Bravo. Allora, il nostro giovane, Paldo Giovane, che ha detto che accanto a questo pallone non può stare. Allora, devi fare 10 palleggi. Giusto? Non so 10 palleggi con questo pallone sgonfio. E se non li fai, per fare il tecnico, ti metterà in panchina per 5. Non c'è problema. Per 5 partite consecutive. Va bene? 10 palleggi. Allora, minimo. Allora, ragazzi, per fare, creiamo un'atmosfera da stadio. Devi fare 5 palleggi. Se non palleggi devi cantare, ti conviene palleggiare. Pronto, via. 1, 2. Maria! Allora, aspetta, ci puoi riprovare? Pallone sgonfio. Pallone sgonfissimo. Ok, è sgonfissimo. Allora, vai. 2, 3, 4, 5. Oh, stai esagerando. Ha vinto. Vabbè, ok. Basta. Ora, scusa Claudio, scusa. Ora il problema è mio che le fa giocare, non se ne parla completamente. No. Se non facevi i palleggi per 5 partite, ora per 2 o 3 te lo puoi tenere in panchina. Okay. La quarta lo fai giocare magari 5 minuti, è il pallone che non va bene. Vabbè, facciamo un applauso ad Aurelio, chiamiamo i capitani, dai, capitani. La parte seria. Capitano. Sono veramente due leader. Già si vede, faccia pulita. Due leader, guarda. Lui sembra. Ma subì un calciatore, ma. È un po' Belotti lui, un po' Belotti. Non Belotti. Lui c'ha la faccia da cinema, tu c'è la faccia. Sì, lui ha la faccia proprio. Quello cattivo. Quei bravi ragazzi. Sì, sono. E allora, come diciamo? Francesco, Antonio. No, cioè, voi fate gli under 17. Oh, claro, te l'ha detto 18 volte, ma siete bambino. Allora, che avete fatto? Ho una certa età. Gli altri giorni a quest'ora già dormo. Scusate, ma voi ve ne rendete conto che sono il più grande di età qua? Tu? È sempre più piccolo. Vabbè. Non mi fa niente. Hello, under 17, grande, domenica che avete fatto? Abbiamo pareggiato 1-1 con la Free Time a Messina, in casa in classifica, io ho la classifica degli under 17, dove siete? 21 punti. È sbagliata. Perché è sbagliata? Avete aggiornato la classifica? No. Cioè, tu te sei andato dal palco tranquillo, vincitore. Era Paul Brunier. Ma io te l'avevo detto. A pippi calze lunghe. Allora, il mister qua, chi è il mister? Chi è il mister? Mister. Calcio Sicilia 37, Cantera Ricolla 37. Cosa mi segnala? La seconda e la terza hanno 10 punti. No, ma lo stesso rimane. E allora, Calcio Sicilia 37, Cantera Ricolla 37, 21 punti. Una partita in meno. Ah, una partita in meno. Quindi potete andare a 24. Allora, mister, tu che sei là, quando lui deve caricare la squadra, com'è? Allora, proviamo a fargli fare un discorso da capitano. Proviamo, ragazzi.
senza parolacce. Con censura, un discorso. Facci sentire come tu sproni la squadra durante, per esempio. Allora, faccio finta che finisce il primo tempo. Siete sotto di un gol, dai, sotto di un gol. Di due, compagno, esagerando. Di due gol. Di due gol contro il calcio Sicilia. Ti metto per la squadra. Di due vola. Allora, sei pronto? Cosa dici ai tuoi compagni? Vai. No, però. E lo so, non ti manca l'adrenalina. Allora che fai? Gli devo due schiaffi, ci mettiamo in mutande se mi fa più. Cosa dici? No, ma non c'è bisogno che fai il discorso preciso. Cosa dici ai tuoi ragazzi? Perdete 2-0, cosa dici? Beh, che ci dobbiamo svegliare, dobbiamo essere più cattivi in campo. Cioè, comunque sempre antagonistico. Ma tu che sei il capitano, chi è che di loro sbaglia di più? Tranquillo. Chi è che fa più errori durante una partita? Ah, più errori lui, là, il mio amico, lui. Io? Sì. Okay. Antonino, guarda. E che ruolo è Antonino? Mediano, E tu che ruolo sei? Io difensore centrale. Portiere chi è? Portiere è Giorgio. Il videocitofono? No, vabbè, scusa. E quando sbaglia il portiere, no? Dico, però a volte capita che sbaglia il portiere, si perde la partita, il colpo del portiere. Qual è la tua reazione? Non ti preoccupare, non è successo niente, bravo. Non ti preoccupare, non è successo niente, che sta cosa tu non dici a pensare. No, qual è la tua reazione? No, vabbè, può capitare, cioè anche lui ti sbaglia, non è sbagliato noi, può sbagliare anche il portiere, non è che. Però comunque certo, cioè, l'errore del portiere si nota di più rispetto a quello del giocatore. Però lui è diplomatico, braccia dalla la testa. E lì si vede che è leader, si vede che è leader. Allora, facciamo un applauso. Facciamo Quando non giocherà più, sarà uno dei nostri tecnici, questo è sicuro. Sì, ce l'ha già. Anche perché ti posso garantire che molti ragazzi che finiscono da noi, dopo qualche anno, tornano e vengono a fare i tecnici. E questa è una cosa assolutamente bella. Vabbè. Roberto è uno di quelli, Roberto è stato capitano dei 98, quindi comunque vada. Ma dico, speriamo però che assolutamente più tardi possibile, quantomeno si fanno qualche annetto in eccellenza. Assolutamente. Vabbè, e allora, tu invece ti chiami? Antonio. Antonio ci ha fatto vedere che anche lui ha le calze a posto, ma tu come ce l'hai? Il capitano non l'ha fatto. Guarda, ci stanno. Sono veramente grandiosi. Sì, non me l'aspettavo, perché quelli della settimana scorsa erano tutti risvoltinati. Sì, sì, risvoltinati. Da vedere. No, nel senso, per voi, lo diciamo. Antonio, non lo so dove è uscito questo ricordo. Allora, Antonio, tu che sei il capitano dell'Under 15. No, domenica che avete fatto? Abbiamo vinto 2-0. Con? La Stella d'Oriente, in classifica come sono messi gli under 15? Stella d'Oriente sembra la marca di bagnoschiuma. La Stella d'Oriente, sì. Bagnoschiuma Stella d'Oriente. Vabbè. Paciulli, metti bene. Allora, la classifica degli under 15, come siete messi in classifica? Quasi. Allora, TF 26 punti, Calcio Sicilia 42, Costa Gai... è sbagliato pure questo. Dico sempre là, siamo a metà, Presidente. Suo effetto Juve non funziona poi, eh? Niente, partite, arbitri che regalano, arbitri che vi danno. Ah, siete avete soltanto lo stemma Juve. Vabbè. E allora, domenica chi assegna? Continuo, quel ragazzo là qua. Alza la mano, alza la mano, bravo. Manfredo. Lui ce l'ha la capigliatura da grande attaccante. Sembra un po' Giancarlo Ferrari. Difensore, però se ti tiri i capelli all'indietro un po' sembri Giancarlo Ferrari. Ma lui ha 15 anni, tu hai 15 anni. 14, ma che mangi? Alzati Manfredi, alzati. Ma che... Centrocampista, ma mio padre, ma... anche lui è 14. Lui è un piccolino, Antonio non vince più. Capita. Allora Antonio, io ti devo fare una domanda. Ora, secondo te il più forte di questa squadra, quello che fa la differenza in campo, chi è? Lui. Benotti. No. È un modo gentile per dire io, ma non lo posso dire, sono gli altri. No, è il più forte, dai, devi giudicare uno dei due cose. Il più forte è? Il più forte di questa squadra è? Magari entro l'estate, aspetta, perché abbiamo un impegno. Glielo suggerisco io. Ne vai! Glielo suggerisco io. Vieni qua. La forza del gruppo. Allora, il più forte è?
Vabbè, la tagliamo quella lì. Metti una di nana, allora. No. Claudio, rigore al 90esimo, ma chi gliela dà? Va bene, ok. Ringraziamo i due capitani e la squadra. Grazie a voi. Allora, chiudiamo questa puntata. Grazie di cuore all'ATF. Grazie a voi. Perché siete veramente una società ormai affermata a Palermo. Grazie. Continuate così, perché il fatto della liberatoria non era una battuta, era una cosa che sapevo, e siete una delle poche società che lasciate i ragazzi liberi quando finiscono il settore giovanile. Assolutamente. Quindi, per questo solo vi meritate un grande applauso. Allora me li prendo tu. Salutiamo i nostri ospiti di questa sera. Roberto Pizzo, comico, attore palermitano e nonché autore ora di alcuni comici. E poi salutiamo il nostro amico Giancarlo Ferrara, tecnico della Cefalemi, nonché ex calciatore del Palermo. E salutiamo Pietro Vittorietti, che è responsabile dell'ATF. Ringraziamo i nostri sponsor. Allora, Clinica Veterinaria Zarcone di Bagheria, Il Legno Italia di Palermo, Baria Caffè di Bagheria e Zona Ottica Palermo. Allora, grazie di cuore a tutti quanti, ci vediamo alla prossima puntata. Un forte abbraccio da Claudio Viscelli e Corrado Vitto. Salutiamo il Pala e Futura Visio. Bravo.